profughi. Zaia alza la voce. Circolano indiscrezioni secondo cui al Veneto saranno assegnati un migliaio di extracomunitari e non 450 come annunciato finora, e le strutture di cui dispongono gli enti locali sono al collasso. È un coro, ha dichiarato Luca Zaia, che se la prende con l'ex ministro Chienge e l'operazione Mare Nostrum. Secondo il Carroccio è stato percepito come un polo di attrazione per i migranti che vogliono giungere nel nostro paese. Luca Zaia ha detto no all'arrivo dei nuovi profughi e ha chiesto il coinvolgimento dell'Unione Europea, assente nella questione dei rifugiati. Il PD replica che la maggior parte di loro sbarca in Italia per raggiungere il nord Europa, ma che sono trattenuti nel nostro paese dai lunghissimi tempi di valutazione delle domande di asilo che costringono in un limbo le persone accolte. Intanto si saprà lunedì, al termine del tavolo convocato in prefettura Venezia, come sarà gestita la nuova ondata di profughi e quanti saranno realmente, mentre in via del Gaggian la gente si sta mobilitando contro il centro.